La cassa di risparmi di 100 va al 111% come utile lordo rispetto alla semestrale 2013, che già era un dato molto positivo, uno dei tanti dati positivi che illuminano la semestrale della cassa di risparmi di 100 chiusa al 30 giugno 2014. Nei propri imprenditori, nelle proprie persone, la voglia di fare, questa operosità, questa capacità di affrontare le difficoltà oggi così rilevanti, che inducono in fondo ad avere speranza. E da una fiera esce quindi un messaggio di fiducia e di speranza che va colto. Questo senso di comunità che è stato rafforzato dagli eventi drammatici del terremoto, mi auguro che continui a consolidarsi e che non lo perdiamo più, anche no, perché lo stile di vita pure quello è cambiato e sembra quasi che ci sia un disinteresse per l'altrui persona. Invece così non è, abbiamo trovato questo senso rafforzato che ci caratterizza. E in questo contesto ai 6,1 milioni della semestrale 2014. Nonostante la crisi, dalla cassa giunge un segnale più che buono, essendo partner di rilievo del tessuto socio-economico del territorio. Scorrendo poi altri dati che compongono il bilancio semestrale, si nota che le sofferenze, cioè crediti verso la clientela di difficile incasso, è ferma al 4,4%, ampiamente al di sotto della media nazionale. Anche il patrimonio si consolida, facendo della cassa un vero fortino. Si passa dall'11% al 12,6% del 2014. La cassa opera su 3 province, Ferrara, Modena e Bologna, attraverso 46 sportelli. Assunti, tramite contratti di apprendistato, ben 30 giovani sotto i 30 anni. Insomma, la cassa di risparmio si conferma sempre di più banca del territorio a sostegno delle imprese e non solo delle imprese. Basti ricordare le collaborazioni con il Palio di Ferrara, sostegno allo sport del territorio, su cui spicca la collaborazione triennale con la Benedetto XIV, e ancora sponsor ufficiale della Fiera di Cento, partecipazione a Faretti di Unindustria a Bologna con un premio ai giovani. I giovani, come risorsa irrinunciabile, sono al centro delle attività presenti e future della cassa. Allo stand della fiera, tra austeri imprenditori, era presente un ampio spazio dedicato a loro, ai bambini, dove potevano trovare un luogo attrezzato tutto per loro, con animatrici che li coinvolgevano in varie attività didattiche e di gioco. Questo, come ci spiegano alla cassa, è un'attività che fa parte di un progetto di più ampio respiro, dove nel futuro ci saranno altre attività rivolte proprio a loro, ai bambini. Inoltre, la banca è impegnata sul fronte dell'innovazione tecnologica, già avviata la modernizzazione degli ATM. Procede il progetto Wi-Fi, finanziato in partnership con l'amministrazione comunale e in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Cento, azionista di maggioranza del secolare Istituto di Credito Centese. Ed ora attendiamo la prossima semestrale a scadenza 31 dicembre 2014.